Bambini e bambine, mamma e papà, maestra e maestri, anche oggi leggeremo insieme un bellissimo libro. Il libro si intitola Il tappeto di tigre di Gerald Rose. È la storia di una tigre che entra in una casa molto particolare. Pensate voi di avere una tigre al posto di un gatto in casa? Chissà cosa può succedere. Beh, buon divertimento! Oggi leggiamo Il tappeto di tigre di Gerald Rose. Tigre era molto magro e viveva al limitare della giungla. Era triste perché stava invecchiando e faceva sempre più fatica a procurarsi il cibo. Le scimmie gli tiravano le noci di cocco e lo prendevano in giro. Di notte guardava il palazzo del sultano e a volte, da dietro le finestre, lo vedeva che cenava con la sua famiglia nel salone caldo e confortevole. Avrebbe tanto voluto essere con loro. Un giorno, nei giardini del palazzo, vide un servo che batteva i tappeti. Uno di questi due era di pelle di tigre. Allora gli venne un'idea. Aspettò che il servo si girasse e poi saltò giù dal muretto, prese il tappeto di pelle di tigre, lo nascose sotto un cespuglio e si appese al filo della biancheria. Il servo riprese a battere i tappeti e, vedendo Tigre così impolverato e malconcio, prese a batterlo ancora più forte. Quando l'ebbe ripulito per bene, il servo riportò tutti i tappeti al palazzo e li rimise al loro posto. Tigre venne disteso nella sala da pranzo. Poco dopo arrivò il sultano per cenare con la sua famiglia. Mangiarono, chiacchierarono e risero. Tigre era davvero felice di essere in loro compagnia. Nessuno si accorse di lui perché era magro e bucherellato, proprio come il tappeto di cui aveva preso il posto. Dopo cena, quando tutti ebbero lasciato la sala, Tigre si mangiò le briciole, beve un tè e si sdraiò, pronto per dormire. Ah, che vita meravigliosa! Mai e poi mai ci avrebbe rinunciato. Ogni giorno era felice di passare il tempo con la famiglia del sultano. Ogni sera finiva le briciole e beveva un tè, ma stava molto attento quando altre persone entravano nella sala. Dapprima, nessuno sospettò che lui non era un vero tappeto di tigre, perché era magro e mal ridotto. Il sultano lo usava per far giocare i suoi figli, che fingevano che fosse una tigre vera. Ma Tigre era preoccupato, perché non era più magro come una volta, e anche il suo pelo, che era sempre sciupato e impolverato, adesso era tornato a essere lucente. Un giorno il sultano disse: «Che strano! Il vecchio tappeto di tigre è diventato più bello, ma comincia a puzzare. Se non si potrà pulire, dovrò buttarlo via». Il giorno seguente il servo portò Tigre in giardino e lo lavò con un vecchio spazzolone. Il sapone gli fece bruciare gli occhi. Poi lo stese al filo della biancheria ad asciugare al sole. Quando il servo riportò Tigre nel palazzo, si domandò se il tappeto di tigre pesava più di prima o se fosse lui ad essersi indebolito per via dell'età che avanzava. Quella notte Tigre non mangiò le briciole e non riuscì a dormire.
sapeva che presto avrebbero scoperto il suo gioco e probabilmente lo avrebbero fatto diventare un vero tappeto di tigre. Che cosa poteva fare? All'improvviso sentì un rumore. Il pelo gli si rizzò e tremava tutto. Dalla finestra stavano entrando tre ladroni. I ladroni avevano un sacco e cominciarono a riempirlo di ogni genere di oggetti preziosi. Tigre si stava domandando cosa fare, quando la porta si spalancò ed entrò il sultano. I ladroni lo buttarono a terra e sfoderarono dei coltelli affilati. In quel mentre, Tigre si alzò e si mise a ruggire. Il suo ruggito attraversò stanze e corridoi e arrivò fino ai giardini del palazzo, svegliando tutti. Tigre corse a salvare il sultano. I tre ladroni scapparono, ma restarono impigliati nella finestra mentre si dibattevano per uscire tutti insieme. Fammi passare! No, passo io! Posso io! Aiuto! Siamo incastrati! Quando il sultano si riprese dallo spavento, si ricongiunse alla sua famiglia e proclamò: «Il tappeto di tigre ci ha salvati e resterà con noi per sempre!» E così fu. Tigre passava il tempo nella piscina del giardino, senza più subire strigliate e colpi di spazzola. Andava ai picnic con la famiglia del sultano e cavalcava gli elefanti. Giocava con i bambini e la moglie del sultano lo adorava. Non mangiò più le briciole. Gli servivano il pranzo nel suo piatto e aveva una tazza tutta sua per bere il miglior tè indiano. Di sera si sdraiava sul pavimento, circondato da tutta la famiglia, perché, in fondo, era davvero il loro tappeto di tigre. Un tappeto di tigre vero e di sicuro il miglior tappeto di tigre del mondo.